Oh, ma avete finito di rovinare la vita agli italiani? Sì o no? Servito. Ci troviamo a San Pietro per chiedere alle persone cosa ne pensano dell'ultima dichiarazione di Papa Francesco. Cari fratelli e care sorelle, senza lavoro non c'è dignità. Andiamo. Sto chiamando per quell'annuncio che ho letto su internet del lavoro al telefono. The job in Italy. Aumenta il numero di persone in difficoltà. Grazie cara, faremo sapere. Aspetta, grazie. Quanti manteniamo che non fanno niente? Fammi messa la musichetta. È giusto, il lavoro è importantissimo. Il lavoro è tutto. Problemi? Chi non sa fa niente, si butta in politica e fa carriera. Stavo chiedendo al capo se c'era da guadagnare qualche spicciolo. Sì, bene. Aspetto. Se non c'è lavoro, non c'è dignità. Cosa ne pensa lei? Perché voi siete persone? No, ho capito. Fate un lavoro? Sto chiamando per quella... Oggi abbiamo fatto il concorso dell'Agenzia delle Entrate. Gentile Agenzia delle Entrate! Eravamo circa 20.000 partecipanti. Non interessa! Signora, il suo appuntamento per la manicure. Invito alla solidarietà. La dignità, sì. Pavese, non è che lavorare stanca. Da 20 anni a questa parte. Che cercare lavoro stanca. Le politiche economiche dei vari governi sono state un fallimento. Io la fotografia del defunto gliela consiglierei in Technicolor. Sempre io, sì. Se c'è lavoro c'è tutto. Ce l'hai un lavoro? Io magari. Chi? Fausto chi? Quello al telefono. Passa. Beh, aspetta. Se non c'è lavoro, non c'è dignità. A parlare di questa sofferenza. Lei cosa ne pensa? Che non è vero. Li ho trovati nella macchina del tempo. Ha un futuro questo paese? Per me. Una famiglia e 5, povera o quasi povera. Sono pessimista. Quanti anni ha suo figlio? 27, 24 e 20. Uno solo lavora. Preghiamo che Dio ci dia la grazia. Pregare tanto perché c'è sempre una piccola luce. Oddio. È colpa mia. Fin quando non ci rimboccheremo le maniche. E se sbaglia la comanda la... Bravo. Non perdiamo la speranza, come dice il Santo Padre. Ma mi avete preso per il benefattore dell'Italia! Vi do la mia benedizione.